Un oggetto viene lanciato dal balcone di una finestra con velocità iniziale V0 pari a 15 metri al secondo, ad un angolo θ pari a 60 gradi rispetto all'orizzontale. La finestra si trova ad un'altezza di 8 metri dal suolo. Determina, domanda 1, l'altezza massima a cui giunge l'oggetto. Domanda 2, quanto tempo impiega per cadere al suolo. Domanda 3, a quale distanza d l'oggetto cade rispetto alla posizione orizzontale del punto di lancio. Domanda D, domanda 4, l'equazione cartesiana y di x della traiettoria. Devo stare attento a leggere il testo perché sopra di me passano degli aerei, quando passa l'aereo non sente niente, quindi devo aspettare addirittura i comodi di qualcuno. Verso no, quando è d'estate ci sono sempre gli aerei che passano qui sotto, evidentemente mi troverò vicino ad un aeroporto. Allora, il problema è questo tratto dal Politecnico di Torino, un docente che mi sembra si chiami nelle sue pagine, quindi comunque è risolto, ma interessante, lo volevo proporre. Vediamo se lo trovo. Fabrizio Dolcini si chiama, è un docente del Politecnico di Torino. Ad ogni modo, problema interessante perché dunque, sul quale bisogna però prestare attenzione un attimo. Io direi di qui effettivamente se urge la figura perché. Problema classico, diciamo che la signora che butta il vaso, che cos'è un vaso? Vediamo un po', non mi ricordo più. È un oggetto che viene lasciato dal balcone. Francamente, la signora qui non è proprio educata, no? Cioè, se c'è dal balcone, no? Non è il massimo dell'educazione. Comunque sia, non discutiamo sto fatto. Allora, direi che facciamo così, mettiamo qua, diciamo qui questa figura. Allora, facciamo che il balcone sia qui. Balcone sia qui, questo angolo sia angolo teta. Supponiamo che questa sia l'altezza H. No? Oh, chiaramente l'oggetto che viene lanciato non è che lo prendo e lo butto, dice viene lanciato da un balcone, ma così si intende, perché poi ci dicono che l'altezza massima, quindi vuol dire che questo oggetto, diciamo, arriva qui, quindi diciamo che l'altezza massima è questa. Quindi occhio, questa è H max. Viene lanciato, a un certo punto poi scende. E poi attenzione che ci chiedono, quando l'oggetto poi scende qui, ci chiedono di, eccola, dire che lo schema è abbastanza semplice, diciamo, assomiglia molto al discorso del solito lancio del proiettile. Però attenzione, quando ci chiedono di non è agitata, eh? Attenzione ragazzi, che la agitata sarebbe se il proiettile lo lancio da qui e va qui. Non è agitata questa, no? Quindi ovvio che non è l'espressione, lei dice, conosco l'espressione, la ricordo a memoria, l'espressione dell'agitata, la butto lì. No, occhio. Dunque, domanda 1. Beh, per determinare l'altezza massima, intanto come al solito l'ho già fatto più volte, scrivo i moti componenti, cioè scrivo i moti lungo x e lungo y, perché senza quelli non vado da nessuna parte, ma questi li conosciamo perché li abbiamo visti. Occhio che qui, come invece ho fatto nella spiegazione nella quale io dicevo che avevo sto cannone che si trova a quota 0, quindi da qui lanciavo il mio. Ne ho visto anche un altro dove c'era il giocatore di golf, no? Sempre che si trovava a quota 0. Qui non ci troviamo a quota 0, qui il fenomeno è sempre lo stesso, però ci troviamo a quota 8 metri, a quota H. Quindi diciamo che l'origine sarebbe qui, quindi occhio quando scriviamo le equazioni. Ma non c'è problema, ovviamente. Lungo x non c'è accelerazione, ovviamente, per cui l'unica accelerazione presente è quella costante a cui sono soggetti tutti i corpi, l'accelerazione di gravità, 9,81 metri secondo quadro, sempre costante, indipendentemente dal loro peso, no? Ovviamente trascurando l'attrito dell'aria, l'essenza dell'aria, no? Che è una piuma che cade, fa così, no? Invece un vaso della signora cade, se cade in testa fa anche molto male. Con x0, beh, chi è v con x? V con x è la velocità iniziale, ovviamente v con 0 di x, che vi ricordo, non me lo fate ripetere, se questa è v0, questa è v0, lo vedete? Questa è la sua componente lungo y. Questa è la sua componente lungo x, quindi formiamoci il nostro triangolo rettangolo, quindi a vy è anche questa, vx è questa è teta, cosa vuol dire? Vuol dire che chi sarà vx? Un triangolo rettangolo, un cateto, che in questo caso è vx, sarà l'ipotenusa v0 per il coseno dell'angolo adesso adiacente, l'alzo, ovvero teta, cosa
detto angolo, che è la velocità iniziale forma con il piano orizzontale, è teta. Il testo ci parla di teta. Meno A con x per t, ma meno a per t, ma a è a con x, meno a con x per t, a con x è 0, niente, quindi v con 0 cos teta. E x di t, vi ricordo che lungo x trattasi sempre di un moto rettilineo uniforme, integrando sarà v con 0 cos teta per t. Beh, succulento è il discorso lungo y, caro professor, come si chiama? Professor Dolcini, Fabrizio Dolcini, un nome. Chiamate, telefonate, c'è l'ingegnere Celloni che risolve anche fisica, sta facendo video di fisica, quindi ragazzi, tra l'altro mi avete chiesto, alcuni mi hanno chiesto, ma i testi, beh, so che è molto gettonato il Mazzoldi Nigro come testo, ma c'è anche il Mencuccini, mi viene in mente, ce ne sono tanti altri, anche qualche libro non italiano, però insomma, per me non è, c'è il canale dell'ingegnere Celloni che è il migliore di tutto, scherzando. No, come testo di riferimento il Mazzoldi va benissimo. Mazzoldi è un testo anche abbastanza semplice e ben anche ben fatto, secondo me, non è male. Ma ce ne sono tanti altri. Gli esercizi, guardatevi questi. Cerco di fare tutte le casistiche, anche per fare i livelli, per chi si deve sostenere qualche test di ingresso, avete visto, no? Asse Y, non voglio perdere tempo. Chi è l'accelerazione lungo Y? Beh, è meno G, no? Sempre dietro verso il basso, ovviamente in verso opposto all'asse al verso dell'asse delle ordinate. Chi è v con y? Beh, v di y sarà ipotenusa per il seno dell'angolo opposto, per quel triangolo rettangolo cancellato, meno gt questa volta. E integrando ulteriormente, occhio che qui casca l'asino, perché y di t, noi di solito scriviamo v con 0 sin teta per t meno un mezzo gt quadro, però c'è anche la posizione iniziale. Quindi è y con 0 più v con 0 sin teta per t meno un mezzo gt quadro. E chi è y con 0? E y con 0 è h, scrivo qua. Vedete? Quindi fatemi scrivere h a questo punto, no? Occhio ragazzi, occhio, perché qui uno si potrebbe confondere, ma comunque sono cose abbastanza semplici. Ho scritto hv0, ecco, facendo queste cose poi magari mi sbaglio. Sono notori i miei errori. Ecco qua, h più v con 0 sin teta per t meno un mezzo gt quadro. Cosa voglio dire a questo punto? Beh, per calcolare l'altezza massima devo imporre che la v di y sia 0, perché abbiamo detto mille volte che quando io effettuo sto lancio, da qualsiasi punto io lo effettuo, quindi da qua o da qua, se vado a fare le componenti, guarda, se vado a, questa è v0, no? Guardate, se vado a scomporla, questa è vx, questa è vy. Cosa notiamo? Che la vx è orizzontale, la componente. Verticale ascensionale è la VY, ma quando giungiamo qui, questa è l'altezza massima. Se questa poi, per esempio, è la V0 di movente, quando poi si è invertito il moto, andiamo a provare. Questa diventa la VY, questa è la VX. Cosa è cambiato? La VX non è cambiata, ma è cambiata la VY, si è invertita da ascensionale e discensionale. Quindi vuol dire che a questo punto qua è a zero. La VY però, non la VX, quindi dobbiamo porre uguale a 0 la VY, occhio a questo fatto, che vuol dire in pratica calcolare il tempo, il t max, corrispondente all'istante corrispondente all'altezza massima, che è, ormai lo sappiamo, se poniamo uguale a 0, se scriviamo che V con 0 sin teta meno GT è 0, significa scrivere V con 0 sin teta uguale GT, portando meno GT a destra, quindi dividendo per G, otteniamo che T è proprio V con 0 seno di teta fratto g. Tra l'altro, v con 0 lo conosciamo, θ lo conosciamo, g lo conosciamo, potremmo già scrivere chi è questo, ma questo, visto che ci piace sempre lavorare in simbolico, questo lo prendiamo e lo mettiamo dove? Ovviamente in y di t, per calcolare appunto l'h max. L'h max è la y di t. L'altezza massima, quindi, che scriveremo qui e poi lì scriveremo solamente il valore numerico, qui scriveremo la quantità. Chi è Hmax? Adesso il disegno mi ha occupato praticamente tutta la lavagna, ma non fa niente. Hmax sarà H. Poi, quindi leggermente diverso dal caso classico del moto del proiettile, c'è questo H in più, carica sostanzialmente. V con 0 sin teta, per V con 0 sin teta diviso G, che è T, quindi direttamente fatemi scrivere V con 0 quadro sin quadro teta diviso T, diviso G. No? Sarebbe V con 0 sin teta. Per V con 0 sin teta, che è V0 quadro sin quadro teta diviso G meno un mezzo
nuovamente v con 0 al quadrato sen quadro teta nuovamente diviso g, perché sarebbe meno un mezzo g, qui scriveremo v0 quadro sen quadro teta diviso g quadro, gg quadro rimane g sotto, ed ecco che 1 meno un mezzo è un mezzo, in pratica h max, lo scrivo qua che dove ho più spazio, sarà un h, attenzione, più v con 0 quadro sen quadro teta fratto, attenzione, 2g. E ho risposto alla prima domanda. A questo punto me la calcolo questo valore. Come al solito metto tutte quante le unità di misura, quindi me lo scrivo qui, h max, vediamo chi è. Devo fare i conti. Dunque, abbiamo un h 8 metri più linea di frazione. Sotto abbiamo un 2 che moltiplica un 9,81 metri su secondo al quadrato. V0 quadro vuol dire scrivere, vuol dire fare 225, perché 15 quadro, 225 metro quadro diviso sen quadro, secondo quadro, perché metro secondo al quadrato vuol dire elevare al quadrato, numeratore e denominatore. Sen quadro di teta vuol dire fare il seno di pi greco terzi, 60 gradi, ed elevarlo al quadrato. Vi ricordo che il seno di 60 gradi è radice di 3 su 2, e quindi questo è un 3 quarti. Andiamo a fare quindi questo valore, guardate un po', che sen quadro se ne vanno, un metro quadro se ne vanno, raccogliendo un metro viene alla fine un metro, e vi dico subito che se fate questo conto, quindi 8 più questa frazione, come risultato vi viene, ve lo dico subito con molto piacere, un 16 metri e 6 centimetri, 16,6 metri. 16,6 metri è il valore dell'altezza massima raggiunta da questo oggetto che, vabbè, non credo che sia un vaso, immagino la signora che butta un vaso, magari una molletta che là, certo non è bello fare questa cosa qua da discoli, da ragazzi, proprio non proprio educatissimi. Comunque, chissà chi l'ha fatto questa cosa qua. Comunque, il tempo di volo, il tempo totale di volo, proprio, perché potrebbero chiedere, il tempo di volo a metà è questo, tempo max. Il tempo di volo è il tempo, in pratica, che impiega l'oggetto a cadere per terra, qua. Il primo, dunque, attenzione, che un valore è zero. Poi però, dunque no, in realtà, cioè sì, cioè un valore è questo. In realtà ci sarebbe qui, che è un tempo zero, e poi ci sarebbe, pari, tempo qui ci sta chiedendo. Come si fa? Beh, qui non c'è quota. Un punto che sta qui è un punto di coordinate x0. Vuol dire porre uguale a 0 quello. Quindi vuol dire porre h più v con 0 sen teta per t meno un mezzo gt quadro uguale 0. Dunque moltiplicherei per meno 2 entrambi i membri, 0 per meno 2 è 0, ottenendo un gt al quadrato meno 2v0 sen teta per t meno 2h uguale 0, e risolvere questa equazione di secondo grado nella variabile t, perché g lo conosciamo, v0 lo conosciamo, calcolato prima, v0 lo conosciamo, no, calcolato prima, ce l'ho dato il testo, volevo dire. Il sen teta l'ho calcolato già, è seno di. Ho dato qualcosa? No, seno di 60, radice di 3 su 2, no? Non sono problemi, no, non ho sbagliato niente. Quindi, mentre qui, vabbè, posso cancellare qualcosa qua? Lasciamolo. Risolviamo questa equazione di secondo grado, mi verranno i due valori del tempo, immagino che uno sia negativo, quindi lo scarterò, applico la formula risolutiva ridotta dell'equazione di secondo grado, quindi ho un v0 sen teta. Dunque avrei più o meno radice di v0 sen teta al quadrato, quindi v0 quadro sen quadro teta che ho già fatto, meno per meno più 2gh, diviso g. Questa è chiaro che però questa quantità qua è ovviamente molto più grande di questa. Quindi scarterò il caso col meno, quindi posso direttamente metterci un più qua, perché col meno mi verrà un valore negativo. Quindi questo è il tempo, direttamente metto t star, per esempio, t segnato. Va bene. Tempo totale di volo, che poi vado a prendere e vado a sostituire dove? Nella x di t, perché poi mi chiede, non la gittata, ma mi chiede a che distanza di, e di sarà v0 cos teta per quello. Se facciamo i conti qua, vi dico subito che, quindi, ma qui effettivamente una volta scritto col simbolico, vado a sostituire,
Questo tempo T, io veramente lo chiamo TV qua, lo chiamo TV, tempo di volo, tempo totale di volo, T-star, come volete voi. Bene, questo valore, vi dico subito, è un 3,16 secondi. Circa. Ovviamente non mi fate fare calcolatrice, vi ricordo che il seno, come detto, di pi greco terzi, di 60 gradi, è radice di 3 su 2. Fatto questo, posso scrivere, quindi questo lo cornicio, il penultimo dato che mi chiede il testo di, chi è di? Beh, di è molto facile, di è x di t sarà, guardate, x è v0 cos theta, anzi lo scrivo lì sopra, visto che hmax poi non l'ho più scritto, dunque x di t di v sarebbe, è proprio v con 0 cos theta per t di v, ovvero per questa roba qua, cioè v con 0 sen theta più la radice di fatto g. Vedete? Questa è la distanza. Quindi D sarà in definitiva, vero, possiamo fare, sarà un V con 0 cos theta fratto G, questo G lo metto là, che moltiplica proprio questo V con 0 sen theta più, beh, qua non c'è più la frazione, quindi lo posso mettere diciamo, in mezzo, che moltiplica appunto V con 0 seno di theta più la radice quadrata di V0 quadro sen quadro teta più 2gh. Ecco qua, questa è la distanza. Attenzione, l'espressione, come vedete, è differente dalla gittata, che non c'entra niente in questo caso, no? La gittata sarebbe se partissimo da qui. E vedete che infatti l'altro tempo è un tempo negativo, perché io ho detto una stupidaggine prima, sarebbe il tempo zero se partissimo qua, visto che diciamo, l'altro tempo sarebbe un tempo che sarebbe qui, segnasse negativo se sarebbe lì il tempo, ovviamente, no? Ovviamente nel grafico della parabola, che è chiaro che qui siamo nel piano XY, anche perché ci chiedono la traiettoria, che sarà una parabola, deve essere una parabola, ci deve venire una parabola con cavità rivolta verso il basso. Quindi D, se fate i conti, vi ricordo che il seno di pi sesti di 60 gradi è radice su 2, il coseno di 60 gradi attenzione, è un mezzo, 0,5, quindi se fate questi conti vi viene un 23,7 metri. Se mi permettete, questi conti non li faccio, li lascio dolcemente a voi. Ultima domanda. Beh, qui cancello tutto quanto perché l'ultima domanda, però, io questa ve l'ho fatta anche vedere nella spiegazione. Quindi, se guardate la spiegazione, cari ragazzi, se guardate la spiegazione, come fa a trovare la traiettoria y in funzione di x? Basterà ricavarsi il tempo dallo spostamento orizzontale e buttarlo, sostituirlo nel tempo dello spostamento verticale, per ottenere ovviamente una y in funzione di x. E per dimostrare, dimostreremo come effettivamente trattasi, si deve trattare di una parabola avente concavità, appunto, come detto, rivolta verso il basso. Quindi, da qui mi trovo il tempo. Il tempo è un x di t, che però posso chiamare d, vabbè, chiamo x di t, x diviso v con 0 cos theta, appunto, al posto di x di t metto x, visto che la distanza di t è chiaramente x di t, ma metto x, e questa quantità qua la vado a sostituire qui, ottenendo proprio una espressione che già dovremmo conoscere, un po' diversa, e attenzione, h rimane h perché siamo all'altezza h, non siamo nel nostro balcone, saremmo un terzo piano, non lo so, più v con 0 sen teta per t, quindi per x fratto coseno di teta, qui vedete che viene un tangente, meno un mezzo, che è mezzo cancellato, g, che moltiplica x quadro fratto v con 0 quadro cos quadro di teta. Mettendo in ordine, ecco chi è la nostra traiettoria y di x richiesta dal testo. Questo esercizio è un esercizio interessante, devo dire, complimenti al professor Fabrizio Dolcini, perché è un esercizio che diciamo, è propedeutico, cioè un esercizio che può servire proprio a chi sta preparando l'esame. Vedete, è scritto in ordine, meno un mezzo. Allora, scriviamolo bene, meno, il meno davanti, ho visto che questi sono valori costanti, il meno ci fa capire che la parabola ha concavità rivolta verso il basso, vedete che in effetti poi è proprio questa, no? Ed è, ripeto, meno g fratto 2 v con 0 quadro cos quadro teta per x quadro più v con 0 tangente di teta, vi ricordo che sentendo su cos è tangente di teta per x più h, termine noto, è una parabola del tipo y uguale meno x quadro più bx più c, parabola, ripeto, avente
tra le altre cose come caratteristiche, un vertice che sarà in questo caso meno b su 2a e meno f su 4a. Voi lo potete calcolarlo se volete disegnarvela, ve lo consiglio, e per sfavuto, però con cavità rivolta verso il basso. Ciao a tutti.